Mister, il giorno tanto atteso è arrivato, dopo il passaggio del turno in Coppa, c'è l'esordio in campionato con la trasferta di Castelnuovo Mano. Sì, finalmente si parte, dai. Finalmente si parte. I ragazzi sono pronti mentalmente, sia fisicamente, siamo preparati alla grande per questo inizio di campionato, è normale. Domani affrontiamo una squadra, un'ottima squadra, che è partita un po' in ritardo, però ha degli ottimi elementi in rosa, speriamo di partire bene. Senti, come trovi la tua squadra? Le differenze rispetto all'anno scorso sono notevoli, no? A livello di preparazione atletica, fisica, tattica. Insomma, quest'anno hai avuto veramente molto più tempo insieme al tuo staff per lavorarci su. La squadra adesso non dico sta in ottima forma, però sta in buona condizione. È normale lavorare dall'inizio, avere quel mese e mezzo di preparazione ti aiuta tanto. L'anno scorso è stato un anno anomalo, però diciamo che quest'anno dal punto di vista atletico e dal punto di vista tecnico le cose sono migliorate. Normale anche dal punto di vista dei giocatori, sono arrivati giocatori di categoria, alcuni anche di categoria superiore, quindi però. Diciamo che il campionato dell'anno scorso, come dico sempre, è stato un campionato a parte perché è stato un campionato anomalo con tutte le problematiche che abbiamo avuto. Questo invece è un campionato in cui l'asticella si è alzata notevolmente per tutti, no? A livello di qualità degli organici. Ecco, il Castelnuovo, la trasferta di Castelnuovo, quali criticità presenta? Ma le criticità soprattutto del campo e della squadra avversaria perché la conosciamo poco e poi ho visto solo una partita in Coppa che hanno fatto loro con il Sulmona, mi sembra un'ottima squadra, è normale che sembra una squadra che è partita un po' in ritardo, però noi al di là dell'avversario noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita, a imporre il nostro gioco, a impostare subito la gara nel migliore dei modi dal punto di vista tecnico e dal punto di vista atteggiamento. E per concludere avrai una freccia in più nella tua faretra, no? Quella dell'esterno offensivo, Rei. Sì, questo è stato diciamo, un regalo della società, c'è stata questa opportunità di prendere questo giocatore, Rei Simone, che è un ottimo giocatore per la categoria, un giocatore che l'anno scorso ha vinto il campionato dall'Aquila, è un altro giocatore che va a aumentare il livello tecnico di questa squadra e ci dà una mano ancora per, diciamo, per puntare sempre in alto.